Graziani. All'Aquila faremo grandi cose. Il nuovo tecnico rossoblù si racconta alla vigilia della presentazione. Voglio una squadra giovane e moderna. Di Gianmarco Menga del centro. In casa rossoblù si attende la presentazione del nuovo staff tecnico prevista per domani. Tra i presenti, ci sarà sicuramente il nuovo tecnico Archimede Graziani, in questi giorni a Coverciano per prendere il patentino di prima categoria. Il coach, originario di Carrara, ex mister del Mantova in Lega Pro, si racconta. Sono un tecnico a 360 gradi grazie anche ai passati studi di educazione fisica che mi permettono di conoscere e gestire tutte le situazioni possibili. Ho fatto volutamente molta gavetta iniziando ad allenare in seconda categoria per poi arrivare alle serie professionistiche. Ogni allenatore all'inizio non deve avere nulla e tutto da dover conquistare. Graziani parla della sua ultima esperienza al Mantova con cui ha vinto il campionato di Serie D Girone B due annate fa. È stata una grande esperienza. Abbiamo trionfato in campionato perdendo una sola gara in 38 incontri disputati. Proprio nel corso dell'esperienza mantovana, Graziani è stato ribattezzato Archimou, per delle affinità caratteriali con José Mourinho, ex tecnico dell'Inter vincitrice del triplete. Questo nome mi è stato dato tra l'altro proprio da un giornalista abruzzese che lavora a Mantova. A me non piacciono le associazioni con altre persone, ma probabilmente assomiglio a Mourinho per come mi comporto. Sono sempre molto diretto e non faccio mai giri di parole. Dico sempre quello che ho da dire. Il tecnico di Carrara si proietta quindi sulla prossima esperienza con i colori rossoblù, commentando così la passata stagione dell'Aquila, che ha mandato alle ortiche una qualificazione playoff quasi in cassaforte. Sicuramente qualcosa di strano è successo, ma a volte non è colpa degli allenatori. Non voglio comunque giudicare cose accadute prima del mio arrivo. Graziani ha le idee chiare sul futuro del club aquilano. La nuova società mi ha fatto davvero una bella impressione. Vogliamo programmare qualcosa di importante e, soprattutto se dovessimo giocare in seconda divisione, l'obiettivo sarà di fare un campionato da protagonisti. È un Archimede Graziani che spazia a tutto tondo sul suo modo di intendere il calcio e il ruolo dell'allenatore. Ho una filosofia ben precisa. Le mie squadre devono avvicinarsi il più possibile verso la porta avversaria, stando sempre il più lontano dalla nostra area di rigore. Poi, in base agli uomini che avrò a disposizione, vedrò quale interpretazione tattica sarà la migliore. Al riguardo, proprio in queste ore, il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola e il direttore tecnico Gian Cesare Discepoli sono al lavoro per impostare la squadra che verrà. Il tecnico toscano ha idee molto chiare. Con Di Nicola e Discepoli ci sentiamo tutti i giorni e ho già fatto le mie richieste. Ho bisogno di giocatori giovani, moderni, di gran corsa e di inserimento perché sul calciatore giovane si può lavorare su un tessuto ancora da formare. Graziani spiega l'importanza di un settore giovanile in un club di calcio. Ho notato che la nuova società del patron Chiodi sta impostando un importante progetto in questo senso. Il settore giovanile in una squadra di calcio è fondamentale anche perché rappresenta una fonte di ricchezza per il club stesso.